Wow ragazzi e bentornati! La stagione 2 finalmente è iniziata ed eccoci con il rapporto di Stato Casa Base. Ehi là comandanti, c'è una tempesta d'amore in arrivo. Serie di incarichi, non si balla. Il maggiore Oswald non permetterà che Casa Base soffra per mano del nemico. La temuta tempesta d'amore. L'operazione Cuori Spezzati inizia ora alle 8 in punto. Sconfiggete il nemico più temibile di Casa Base per sbloccare Farra Cuore di Pietra. Farra Cuore di Pietra si presenta con il vantaggio standard Freccia di Cupido. Una volta a segno, le frecce si frammentano infliggendo il 20% di danno a tre bersagli vicini. Il suo vantaggio comandante, invece, una volta a segno, le frecce si frammentano infliggendo il 60% di danno fino a 5 bersagli vicini. Ora le wargames. I wargames del maggiore Oswald sono tornati e pienamente operativi. Rivisita il tuo scudo antitempesta e metti alla prova le tue difese contro una varietà di simulazioni impegnative e distruttive. Completa incarichi giornalieri e settimanali per fare il pieno di biglietti evento, oro, standardi, materiale evoluzioni e vantaggi premio. Hawk impetuoso. Il suo vantaggio standard, stordimento assoluto. I colpi con destro e mancino hanno il 37,5% di probabilità di stordire il bersaglio per 2 secondi. Oltre al suo vantaggio standard, i danni di destro e mancino aumentano del 100% contro i bersagli storditi. Sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 22 febbraio. Fino al 4 aprile. Arco Canto d'Amore, conquistate gli abietti grazie a Colpo Amoroso con questo nuovo arco. Tenere l'arco teso oltre la carica massima spara una freccia che stordisce il nemico per 10 secondi. I danni da arma interrompono l'effetto. Non effetto su boss e nemici recentemente colpiti da Colpo Amoroso. Ragazzi, abbiamo uno stordimento di 10 secondi. Non ha effetto sui boss, però sugli smasher a quanto pare avrà effetto. Sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 22 febbraio sempre. Lama lunare ancora per poco, la potenza degli eroi del capodanno cinese e delle armi del drago, condensata in un piccolo lama. Ottenetele prima che questo lama sparisca dal negozio con l'aggiornamento 12.10. Il nuovo lama e quello lunare costano 500 biglietti lunari. Usateli o metteteli da parte, la scelta è vostra. Comunque ci fanno sapere che sono stati garantiti ai giocatori che hanno avuto problemi con la prima conversione dei lama invernali e biglietti fiocco di neve, sono stati convertiti in lama lunari aggiuntivi. Campo d'addestramento del generale, la tempesta inizia a scagliarci contro nuovi mix di ondate nemiche, comandanti. Mi aspetto che in tutte le missioni in cui vi imbarcherete dovrete affrontare abietti diversi. Abbiamo ricevuto rapporti che gli abietti infermieri si stanno dirigendo verso Tavolaccia, Vallarguta e Montespago. State attenti, distruttori, non si può vivere né con loro né senza di loro. A quanto pare gli smasher non partiranno alla carica finché non saranno più vicini alle nostre strutture. Finalmente delle buone notizie, ci hanno riferito che gli esplosivi sono a corto di propano e quindi infliggono meno danni alle nostre strutture. Armi. Dobbiamo mettere a punto alcuni dei nostri progetti, è ora di accendere la forgia. Abbiamo applicato delle migliorie importanti a diverse armi a distanza, soprattutto ai fucili pesanti, ai fucili di precisione, agli archi, ai lanciagranate e altre armi più vecchie. Ora dovrebbero essere molto più potenti. A proposito di archi, ho teso le loro corde in modo che scocchino proiettili velocissimi. Sto portando altre modifiche all'arco esplosivo, all'arco tubo vuoto e al cercatore Windertech. L'arco esplosivo è stato ricalibrato affinché presenti impatto base, danni e velocità dei proiettili ridotti, ma infligga ancora più danni a piena carica. Usatelo con saggezza. Ora l'arco tubo vuoto attiva il fulmine all'impatto invece che all'eliminazione. Ha una gittata del fulmine maggiore, solo due bersagli, nessun problema. Il fulmine rimbalzerà più volte da uno all'altro finché si trovano all'interno della sua portata. Ho migliorato le frecce a ricerca del cercatore Windertech rendendole molto più precise e affidabili. Ora possono anche colpire gli abietti da molto più lontano. E oltre a questo, ora è possibile mettere sulla trappola antiaerea anche una perk digittata, fino al 50% se la perk è oro. Inoltre ho apportato dei piccoli cambiamenti all'impatto delle armi seguenti. Assalto retro scifi, che dovrebbe essere il Gamatron 9000, mitragliatrice leggera al neon, assalto al neon, pistola sempre retro, che dovrebbe essere il Plasmatron, la morte tascabile e la Bang Bang. Non temete, queste armi si possono ripristinare se la leggera riduzione dell'impatto non è nel vostro stile. Quindi abbiamo semplicemente ottenuto una riduzione sull'impatto. Infine gli slot dei vantaggi utilità per le armi, esempio velocità di ricarica, capacità del caricatore, durevolezza e stabilità, ora possono essere assegnati ai danni se volete darvi la pazza gioia contro gli abietti. Trappole, passiamo alle trappole che avevano delle scarse prestazioni. Ho potenziato i danni di quasi tutte le trappole, escluse quelle a gas e quelle da bordata. A queste ultime ho leggermente ridotto la potenza, visto che erano già molto distruttive, ma potete ripristinarle entrambe se volete. Ho fatto un grande passo in avanti con le trappole natura, a quanto pare potete aggiungere
aggiungervi danni energetici se regolate bene il flusso del condensatore. Ad ogni modo, questa è una nuova opzione standard per le nostre trappole natura. Ho compresso la molla a scatto sulle ruote della trappola soffitto in caduta per farle rimbalzare ancora di più quando vengono rilasciate, in questo modo colpiranno il bersaglio più volte. Beccatevi questo, obietti! La mia novità preferita è la portata aumentata delle trappole campo elettrificato da soffitto. È sorprendente quanto siano diventate potenti ora che ho ampliato il loro raggio d'azione. Se ne accumulate molte in un'area, vedrete che vi illumineranno la giornata o la nottata. Infine, la trappola antiaerea non aveva una buona portata. L'ho sistemata introducendo un nuovo vantaggio che ne aumenta il raggio, appunto. Bene, comandanti, durante il fantastibranco del dungeon lupo dell'alta finanza ho avuto un po' di tempo per pensare. Cosa succederebbe se usassi questa interfaccia anche in altre missioni? È ora di scoprirlo. Assicuratevi di regolare le impostazioni della vostra interfaccia per trarne la massima efficacia. Infatti, in questo proposito mi sento di consigliarvi di diminuire la scala dell'interfaccia, in quanto darà parecchio fastidio. C'è un nuovo modo per eseguire ricicla in gruppo nel vostro inventario. L'interfaccia ricicla in gruppo ha un nuovo comando autoricicla che vi permette di scegliere una rarità o contrassegnare tutti i progetti fastidiosi che si trovano ancora nel vostro inventario o con quella rarità inferiore. Così sì che farete delle grandi pulizie, direttore Rix. Infine abbiamo un po' di correzione dei bug. Finalmente il tanto atteso amplificatore sudorientale in resistenza dell'avamposto Monte Spago non verrà mai attaccato da nord, evitando così generazioni sovrapposte. Il fucile di precisione al neon non presenta più un mirino distorto quando si ricorre a usa mirino. I materiali da creazione vengono riconsegnati correttamente quando si riciclano le pedane difensore. I punti deboli ora funzionano correttamente quando si viene colpiti da un piccone. Il comando A funziona correttamente quando viene utilizzata la ruota delle mod alla fine di una missione con i controller Xbox. Gilly Tazzina può essere posizionata nel registro raccolta senza che si evolva. E questo è tutto, ragazzi. Insomma, abbiamo avuto un sacco di novità e ci tengo a farvi notare che comunque su Salva il Mondo ad ogni patch .20 abbiamo sempre delle nuove introduzioni. Quindi in questo caso sappiamo che i nostri biglietti vanno conservati, ci stanno chiedendo, ovviamente ci stanno facendo scegliere se conservarli o se tenerli. Quindi a detta di questo sicuramente uscirà qualche set nuovo. Il mio consiglio è assolutamente di tenervi qualche biglietto per il momento. Cerchiamo di accumularne il più possibile e ovviamente, come ogni evento, è importante finire tutti gli incarichi. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, noi ci vedremo sicuramente domani. Bella bella!